La situazione che sembra disastrosa per quanto riguarda gli istituti superiori, come va invece per i pressi di competenza del Comune? Io penso che stiamo facendo il possibile per assicurare ai ragazzi, ai docenti e a tutto il personale della scuola un ritorno tranquillo nelle aule dei nostri istituti, degli istituti di proprietà del comune. Devo dire che si è approfittato in questo periodo delle vacanze estive, nonostante i tagli, nonostante le scarsezze delle risorse, per fare interventi significativi in quasi tutte le scuole. Si parla di rifacimento di intonaci, di rifacimento di pavimenti in alcune scuole, di costruzione di nuove aule, perché sembrerebbe strano, ma molte scuole hanno avuto incremento di alunni, per cui tra pitturazioni, rifacimento di intonaci, di soffitti, insomma, per l'infiltrazione di acqua e quant'altro, ma veramente interventi significativi esterni ed interni a tantissime scuole, quasi tutte. Ovviamente ci sono delle priorità, noi durante tutto l'anno non lesiniamo, insomma, chiaramente siamo impegnati a una manutenzione ordinaria e straordinaria. In estate si approfitta per fare degli interventi più importanti. Sono un po' rammaricata solo per il fatto che la Regione Campania abbia stanziato dei fondi per quanto riguarda appunto il decoro delle scuole senza minimamente condividere con noi, diciamo, nemmeno una programmazione anche per sapere quello che noi stavamo facendo, quindi tenendo assolutamente fuori sia il comune e l'ente proprietario degli edifici che i dirigenti scolastici, che si sono visti chiamati dalla sera alla mattina e hanno dovuto firmare dei contratti di acquisto di servizi che sono stati affidati a un consorzio, e praticamente per fare delle piccole, dice il contratto, pitturazioni, piccole riparazioni pitturazioni di esterni e interni, esterni purché raggiungibili dall'interno. Io credo che questi fondi, che sono sempre ben visti ovviamente da tutti, soprattutto in questo periodo, sarebbero dovuti essere investiti meglio, soprattutto con una programmazione condivisa, proprio per evitare sprechi e per evitare quelli che sono sovrapposizioni di interventi.